Bene, allora ben trovate a tutti e a tutti. Io sono Chiara Sigele, direttrice del Centro per la Cooperazione Internazionale e referente area progetti di una delle unità del centro, che è Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa. Questa sera siamo molto felici di avere qui con noi un panel davvero variegato di ospiti per parlare di un tema assolutamente di attualità, purtroppo, ovvero come dire, l'abuso del diritto per intimidire il dissenso, le voci critiche, chi si attiva per denunciare e far emergere dibattiti scomodi nell'interesse pubblico nei settori più vari. Allora, comincio a presentare le persone che sono qui con me questa sera, la mia collega Paola Rosà, che si è occupata di un dossier sul tema appunto delle querele pretestuose o anche SLAP, Strategic Lawsuit Against Public Participation, Francesco Martone, che è un piacere avere qui con noi, portavoce della rete in difesa di Nazionale, di cui il nostro centro fa parte, anche come, diciamo, componente del nodo trentino della rete in difesa di, che è appunto una rete di città in difesa dei difensori, tra cui anche Trento. E ci sono poi i veri esperti della materia, quindi l'avvocato Giulio Vasaturo, della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, l'avvocata Elena Biagioni, della rete dei centri antiviolenza Dire, l'avvocato Nicola Canestrini, che è, come dire, attivo in molti casi di appunto, querele pretestuose o di criminalizzazione della solidarietà, e infine Linda Ravo, giurista della coalizione Liberties, che si occupa appunto dei diritti civili a livello europeo, nonché componente dell'expert group della Commissione europea proprio sulla questione delle SLAP. Dicevamo che questo è un tema di grande attualità, avrà modo di ricordarcelo, di farci un po' una panoramica, appunto Paola Rosà, poi, perché proprio oggi, tra le varie cose, il Parlamento europeo si è occupato, molto attivamente di questo. Io vorrei appunto illustrare molto brevemente come mai il Centro per la Cooperazione Internazionale si occupa di questo tema. E abbiamo cominciato ad occuparci di SLAP più o meno 2 anni fa nel contesto di uno dei progetti di OBC Transeuropa dedicato alla libertà dei media e al giornalismo sotto pressione nell'Europa, nei paesi membri dell'Unione Europea. E questo perché nell'ambito di una coalizione di appunto, organizzazioni che si occupano di tutelare la libertà di stampa come forma di libertà di espressione e di libertà di informazione, ci si è resi conto che una delle forme di pressione davvero opprimenti a molti livelli è proprio l'abuso del diritto, quindi non soltanto le minacce fisiche o la distruzione dell'equipaggiamento o altre forme di pressione e di intimidazione, ma proprio anche il ricorso alle querele o a volte anche solo alla minaccia di una querela per tentare di evitare la pubblicazione, la discussione insomma, davanti all'opinione pubblica di questioni appunto delicate. Di questo tema ci siamo poi resi conto che, come dire, non è pertinente e di grande rilevanza solamente per i giornalisti o comunque chi fa informazione, ma è anche molto rilevante perché appunto si attiva per la tutela dei diritti umani, dei diritti fondamentali. E tant'è vero che già nel 2019 e nel 2020 una delle alleanze più forti è stata quella con Greenpeace Europe, che ormai aveva all'attivo purtroppo anni di esperienza con questa forma di intimidazione a livello planetario. Come dire, ci ha indubbiamente aiutato nel far crescere e sensibilizzare i decisori politici a livello europeo sull'urgenza di intervenire a livello appunto sovranazionale su questa questione, perché spesso gli attori che esercitano queste forme di abuso sono essi stessi attori sovranazionali, come per esempio le multinazionali. Quindi, un po' questo per dare contezza del come mai noi come Centro per la Cooperazione Internazionale e come osservatorio siamo qui e abbiamo voluto copromuovere questo evento insieme alla rete in difesa di e anche con un approccio
plurale, nel senso che ci tenevamo fin da subito ad avere sia la prospettiva sicuramente di chi come dire, fa informazione e si espone pubblicamente per far emergere delle questioni, quindi i giornalisti, ma anche altre forme di attivismo, come può essere l'attivismo ambientalista o anche chi tutela, per esempio, i diritti delle donne. E questo proprio per dare un'idea della trasversalità di questo problema e della sua dannosità per la società e la comunità nel suo insieme e per i diritti delle persone che la comunità compongono. Quindi do subito la parola a Francesco Martone, al quale abbiamo chiesto di aiutarci a esplicitare il collegamento e la rilevanza del tema, appunto, anche per chi fa parte della rete in difesa di e si interessa di queste questioni. E poi a Paola Rosà che potrà dare una prima definizione dell'oggetto del nostro discutere oggi, per poi aprire al nostro panel di relatrici e relatori. Intanto vi ringrazio e a più tardi. Grazie mille veramente per aver accettato di copromuovere insieme, no? Di averci proposto questo seminario molto importante. Il lavoro della rete in difesa di, fin dall'inizio, parlo di oltre 4 anni, è stato principalmente rivolto al tema della difesa dei difensori dei diritti umani oltre confine. Però sempre più abbiamo iniziato a occuparci anche della questione dei difensori dei diritti umani a casa nostra, proprio iniziando a lavorare diciamo, con varie organizzazioni non governative che fin da qualche anno fa erano attive nel tema della solidarietà e del soccorso in mare dei migranti. Quindi lo Stato per la nostra decisione di cominciare veramente a aprire un focus molto più effettivo anche sulla situazione di Defenders in Italia. Vorrei ricordare che l'Italia oggi siede al Consiglio ONU per i diritti umani ancora per un anno e mezzo circa. E quando si candidò al Consiglio ONU, grazie alla pressione del Parlamento italiano e anche della rete, decise di qualificare la sua candidatura anche con un impegno in supporto ai difensori dei diritti umani. E vorrei anche ricordare che l'Italia è membro dell'OSCE, dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, che ha delle linee guida sugli Human Rights Defenders che vanno applicate anche nei Paesi membri, quindi anche nel nostro Paese. Questo per dire che la questione relativa alla stigma, all'lawfare, cioè all'uso della legge per reprimere o silenziare o disincentivare, diciamo, l'impegno sociale e politico da parte di chi oggi all'interno della società civile, dei movimenti, appunto, si impegna per la difesa dei diritti umani, è parte integrante anche del focus del lavoro della rete in difesa di. Io ho sentito parlare degli SLAP per la prima volta nel 1994, quando lavoravo proprio per Greenpeace International ed ero il termine brutto, lobbista, comunque ero un advisor di Greenpeace International al Parlamento europeo, alla Commissione europea e mi occupavo di contrastare, diciamo, le campagne di propaganda dell'industria del legname e della cellulosa nel Canada nei confronti appunto contro gli attivisti ambientalisti. E già a suo tempo le imprese canadesi e il governo della Columbia Britannica avevano fatto uso estensivo delle SLAPs proprio per cercare di mettere a tacere ogni voce dissidente o discordante per quanto riguarda la gestione delle politiche forestali. Poi ho avuto anche personalmente occasione di essere oggetto di una SLAP quando ero presidente di Greenpeace Italia. Una delle prime cose che dovete andare fu di andare in un processo qui a Roma per una querela per diffamazione da parte dell'allora Enichem, o Enimont, credo, e con richiesta ingente di risarcimento danni. E questo è un punto fondamentale, cioè la richiesta di risarcimento danni, se va a buon fine, chiaramente per molte organizzazioni comporta la chiusura stessa delle organizzazioni. Ho avuto occasione di seguire alcuni dei casi in passato anche a tal riguardo. Ora, quindi, come detto, le SLAPs sono parte di un kit, un toolkit che viene utilizzato da imprese, da attori non statuali e da governi per restringere gli spazi di agibilità e la capacità di chi difende i diritti umani di esercitare il proprio diritto, quello che Stefano Rodotà chiamava appunto il diritto a difendere i diritti. E sono parte integrante quindi di una strategia complessa che parte dalla delegittimazione
alla stigmatizzazione, alla criminalizzazione, all'uso appunto della legge dell'offer, fino alle minacce. E sono situazioni che spesso si intrecciano tra loro. L'uso della legge spesso è un elemento compositivo di una minaccia o di un attacco che difende i diritti umani, e questo rende la situazione estremamente complicata, anche per quanto riguarda, ad esempio, l'identificazione dei punti di responsabilità nel nostro paese. Lo dico perché proprio di recente abbiamo avuto occasione di partecipare a un importante workshop proprio dell'OSCE sulla situazione dei difensori dei diritti umani in Italia. Loro hanno svolto un'importante missione un anno e mezzo fa, hanno incontrato un centinaio di attivisti, difensori, avvocati, giornalisti, e hanno stilato per la prima volta un rapporto molto molto circostanziato, una serie di raccomandazioni anche molto molto specifiche. Il rapporto dovrebbe uscire ora a luglio, però in quella sede ci siamo resi conto che in effetti c'è un problema, quello che in Italia non esiste un punto di raccordo per quanto riguarda queste questioni dell'istituzionale. C'è competenza di vari ministeri, c'è una scarsa conoscenza dei diritti fondamentali, della dichiarazione ONU sui difensori dei diritti umani, che oltre 20 anni che è stata approvata all'Assemblea Generale dell'ONU, e cui quindi l'Italia, comunque sia chi, tutte le istituzioni italiane dovrebbero essere perlomeno messe a conoscenza, soprattutto per quanto riguarda le possibili violazioni di tali convenzioni, di altre dichiarazioni, oltre che delle linee guida dell'OSCE. Quindi questo è un punto, a nostro parere, molto molto rilevante, che va di pari passo con un'altra grave mancanza nel nostro paese, che è l'assenza di una autorità nazionale indipendente sui diritti umani, che secondo norma dovrebbe essere preposta anche a vigilare sul rispetto e l'applicazione degli standard, degli obblighi internazionali per quanto riguarda i diritti umani e anche i difensori dei diritti umani. L'importanza di questo evento di oggi è data dal fatto che per noi è un punto di arrivo di una serie di iniziative che sono state lanciate da varie realtà italiane. La Rete in Difesa di ne ha fatta una proprio la settimana scorsa nel percorso, diciamo, dei 20 anni verso Genova G8, nel quale abbiamo analizzato la situazione dei difensori dei diritti umani in Italia, la criminalizzazione del dissenso attraverso dei contributi molto importanti di varie realtà come Osservatorio Repressione, il Centro Riforma dello Stato, un importante magistrato che lavora con il Notav, Livio Pepino, con l'Associazione Bianca Guidetti Serra. E con tutte queste realtà stiamo ora ragionando, ed è molto importante per noi avere anche la possibilità di comunicarlo all'esterno, ma anche con i partecipanti a questo importante workshop, stiamo ragionando su una campagna nazionale, che debba essere una campagna per un piano di azione nazionale proprio sulla difesa dei difensori dei diritti umani, che quindi coinvolge anche una delle tipologie di minacce, che è quella appunto che andiamo a analizzare in maniera molto più circostanziata con gli interventi che seguiranno il mio. Quindi l'idea è quella di un piano di azione nazionale che verrà proposto soprattutto in coincidenza con il lancio della pubblicazione del rapporto dell'OSCE, che sarà appunto a luglio, e che conterrà una serie di raccomandazioni, e sulla base di queste si immagina a settembre, o a fine settembre, insomma dopo l'estate, di lanciare una campagna nazionale che potrebbe risultare in una petizione, ad esempio al Presidente della Repubblica, e nella costruzione di un archivio, di un centro, un osservatorio sulla criminalizzazione del dissenso, sulla difesa dei difensori dei diritti umani nel nostro paese. Noi abbiamo, e chiudo, aperto proprio nel corso degli anni degli importanti canali di comunicazione con gli uffici delle Nazioni Unite, quelli del relatore speciale dell'ONU sugli Human Rights Defenders. A suo tempo Michel Forst venne in Italia e diede una grande spinta alla nostra campagna, alla rete, ma anche al lavoro che poi è stato fatto a livello locale con le città in difesa di. Abbiamo un canale continuo con l'ufficio dell'attuale Special Rapporteur Mary Lawlor, che abbiamo invitato anche in visita accademica in Italia. Speriamo possa venire presto, proprio per darci la possibilità e dare a tutti noi, ecco, la possibilità di poter ragionare coralmente su come intervenire in maniera più concisa e più precisa su questo tema, e fare in modo che il nostro paese non venga meno agli impegni che si è preso a livello internazionale. E siamo anche in contatto appunto con l'OSCE ODR e col Consiglio d'Europa, quindi esistono tutta una serie di strumenti a livello internazionale che possono essere aditi anche per assicurare il rispetto dei difensori dei diritti umani in Italia,
però certo è indubbiamente importante cogliere questa finestra di opportunità della presenza del nostro paese al Consiglio ONU per i diritti umani per far sì che esistano delle normative, esistano dei protocolli, esista un piano di azione che possa garantire l'effettivo rispetto degli impegni presi dal nostro paese a livello internazionale, tra cui anche quello appunto di adottare delle normative che limitino l'uso degli SLAP. So che ce n'è una in discussione in Parlamento, ho letto l'importante iniziativa della Federazione Nazionale della Stampa, credo il 12 luglio, che guardiamo con molto molto interesse proprio per le ragioni da me esposte in precedenza. Ultima cosa, scusate, la cosa che ci ha ulteriormente allarmato, e poi immagino che verrà discussa in maniera molto più dettagliata, il rapporto di Civil Liberties Union for Europe, l'ultimo, che appunto denuncia una crescita del ricorso agli SLAPs in Italia, come anche se non erro in Francia e in Irlanda, in particolare nel nostro paese. Questo è un elemento che ci ha anche convinto sempre più della necessità di integrare nel lavoro che facciamo come rete, non soltanto per il contributo importante del Nodo Trentino, ma proprio nel lavoro nostro come rete anche un sostegno alle iniziative sugli SLAPs a livello nazionale. Perfetto, grazie. Grazie mille Francesco Martone, allora portavoce della rete nazionale in difesa di. Quindi il lancio per aprire il dibattito, per entrare nei dettagli delle diverse declinazioni della SLAP è perfetto, perché Francesco Martone è partito dal Canada e anche per me, per quello che vale, la prima volta che ho sentito parlare di SLAP era una questione canadese. Non si parlava di logging, cioè di disboscamento massiccio, ma si parlava di una diga e comunque le strategie erano le stesse. Praticamente degli attivisti che avevano aiutato ad occupare un presidio sul versante del Peace River per impedire il disboscamento che avrebbe poi sarebbe poi culminato nella costruzione della diga. A questi attivisti sono stati chiesti 400 milioni di dollari per danni, perché avevano bloccato i lavori delle ruspe per 40 giorni, 10 milioni al giorno erano stati quantificati. E mi avevano risposto all'intervista, era nel 2016, we have been slapped, siamo stati slappati per 400 milioni. Io allora non sapevo che cosa volesse dire, quindi la traduzione italiana di quell'intervista lì è andata un po' così. Avevo intuito che si trattasse di una causa civile di risarcimento danni. E in cuor mio ne sentivo anche l'ingiustizia, la sproporzione e la scorrettezza. Quindi elementi che poi avrei ritrovato 3 anni dopo nel lavorare per l'Osservatorio Balcani Caucaso a quel dossier di cui parlava Chiara Sigele prima, insieme a Claudia Piero Bon. In effetti gli elementi della SLAP sono proprio questi, no? C'è una certa scorrettezza di fondo nonostante si applichino sistemi legali o corretti dal punto di vista giuridico. C'è una disparità di mezzi tra chi querela e chi è querelato. Perlomeno questo nella visione americana, canadese e australiana, dove le SLAP, nate come definizione alla fine degli anni Ottanta a livello proprio accademico, erano riguardavano, diciamo così, le cause civili per richiesta a danni. Ogni paese ha il proprio sistema giuridico, in Italia la diffamazione è nel penale e quindi si parla di querele con relativa richiesta di risarcimento, ma possiamo parlare di SLAP, perché questa definizione nel corso degli ultimi 2-3 anni, soprattutto a partire dall'omicidio di Daphne Caruana Galizia, è diventato un ombrello sotto cui possiamo comprendere, includere tutti gli abusi del diritto, a noi piace proprio parlarne così, che hanno un unico obiettivo, è quello di zittire le critiche, di mettere a tacere chi alza la voce o chi alza solo anche il dito per segnalare un abuso o un vero abuso appunto del diritto, che si parli di corruzione o di inchieste giornalistiche. Tra l'altro, negli documenti più recenti
delle varie istituzioni, che si tratti di Consiglio d'Europa, o Parlamento Europeo o Commissione, il termine delle SLAP è sempre connesso con rule of law, con lo Stato di diritto, perché ci sono diversi elementi dello Stato di diritto che ne favoriscono il proliferare, cioè come i ristagni nei sottovasi favoriscono il proliferare delle zanzare, così ad esempio la lentezza dei processi favorisce il proliferare delle SLAP, perché le cause temerarie, quelle che poi ci aiuterà a valutare meglio anche Giulio Vasatura, avvocato della Federazione Nazionale della Stampa, proliferano se i processi sono lenti, perché uno degli obiettivi di chi fa questo tipo di azioni è tenere in ostaggio dei tempi, della burocrazia e dei rischi anche di pagare troppo, le potenziali vittime. Quindi non si vuole arrivare a vincere un processo, ma semplicemente a intimidire e convincere al silenzio, dissuadere dal parlare le persone che alzano la voce. Mi ero accorta che c'era qualcosa che non funzionava in questa causa danni di 400 milioni di dollari che la compagnia elettrica BC Hydro aveva chiesto ai coniugi Peterson, perché per risolvere la questione la compagnia aveva sottoposto loro un documento in cui, se si fossero impegnati a non parlare più della BC Hydro, a non contestare più la costruzione della diga, loro avrebbero rinunciato alla richiesta danni. Quindi un silenzio che valeva 400 milioni di dollari. Allora qui c'è qualcosa che non va. Quando si parla di ricatto, siamo al di fuori del diritto. Ed è proprio quello che compare proprio anche negli ultimi documenti dell'Europarlamento. Chiara Sigele parlava prima di questa bozza di mozione per arrivare alla risoluzione di una risoluzione in Parlamento contro le SLAP, e in realtà qui si parla anche di ricatto, nel testo esiste il termine blackmail, e il titolo è rafforzare la democrazia. Quindi abbiamo capito in che ambito ci stiamo muovendo. Non è una questione tecnica, ma è una questione di sopravvivenza della democrazia. E, dagli ultimi aggiornamenti, poi Linda mi confermerà, ho visto che oggi in realtà non la discutono, l'hanno rinviata al 1 luglio nel tardo pomeriggio. Questo possiamo dirlo grazie soprattutto alle diverse informazioni che ci arrivano. Grazie a tutti gli attivisti che sono lì a Bruxelles, come Linda Ravo ad esempio, che frequentano i corridoi dell'Europarlamento, magari più dei bar, e che quindi riescono a mettere in contatto le ONG, la società civile, direttamente con gli snodi decisionali. Farei aprire allora a Linda Ravo, giurista esperta di diritto comunitario, questa analisi del tema delle SLAP dal punto di vista delle istituzioni europee, no? Che cosa stanno facendo, che cosa hanno fatto, che cosa fanno anche le ONG per fare in modo che facciano la cosa giusta, che intraprendano la strada giusta. E Linda Ravo, come diceva Chiara Sigele, è dell'ONG Civil Liberties, perché? Perché c'è ancora bisogno che le libertà civili siano al centro dell'azione un po' di tutti. Grazie Linda. Grazie a te Paola e grazie molto dell'invito, sono molto contenta di essere qui con voi oggi e parlare di questo tema che mi sta molto a cuore, peraltro nella mia lingua, finalmente, per una volta. È vero che lavoro a Bruxelles per la rete di una rete europea di organizzazioni della società civile che si occupano di diritti umani, Civil Liberties Union for Europe, e lavoriamo soprattutto su questi temi effettivamente a livello europeo. D'altronde Liberties è una rete che ha anche due organizzazioni membri in Italia, Antigone e la Coalizione Italiana per i Diritti Civili, CILD, che ovviamente ci aiutano molto soprattutto
trovare dati e informazioni rispetto alle problematiche, incluso le SLAP. E effettivamente Liberty si è dedicato al tema delle SLAP dal punto di vista, come diceva Paola e anche Francesco, insomma, in tutte le introduzioni che mi hanno preceduto, dalla prospettiva, partendo dalla prospettiva che le SLAP sono effettivamente un attacco alla democrazia e ai valori dell'Unione. Liberty è una rete di ONG che si occupa soprattutto di tutela dei diritti umani a livello europeo. Ed è questo che ci ha mosso un po', il fatto che le SLAP hanno un impatto chiaro e severo sulla libertà di espressione, ma non solo, sulla partecipazione pubblica più in generale, colpendo giornalisti, attivisti, ONG e non solo, addirittura accademici, professori in alcuni paesi dell'Unione, ed è chiaramente un fenomeno in espansione in Italia e non solo. E i dati che abbiamo raccolto, e qui siccome Francesco l'ha menzionato, metterò nella chat il link al nostro rapporto sullo stato di diritto nell'Unione di quest'anno, che effettivamente dà conto del fatto che questo è un fenomeno in espansione, che in certi stati è chiaramente la manifestazione, il sintomo di una problematica più ampia, una crisi dello Stato di diritto, come il caso in Ungheria e in Polonia, in altri si lega a problemi di corruzione, quindi la volontà da parte dei governi o delle imprese vicine ai governi di nascondere certe pratiche legata alla corruzione, e in tanti stati un fenomeno che spesso si interseca a una legislazione in materia di libertà di espressione che si presta chiaramente ad abusi. E abbiamo chiaramente pensato che è importante, è un problema europeo, quindi questi dati mostrano che questo è un problema europeo, non solo italiano ma europeo, e quindi è importante per l'Unione agire in modo coordinato e coerente, e questo è il motivo per cui Liberties ha partecipato ai lavori di una coalizione informale di organizzazioni della società civile, che tra l'altro rappresentano una serie di interessi veramente diversificati, dalla protezione dell'ambiente, ovviamente alla tutela della libertà di stampa, ma anche la tutela dei defenders, per esempio, di minoranze o comunità più vulnerabili, diritti delle persone LGBT e così via. Liberty è un'organizzazione che si occupa di diritti umani in generale, e ci sembra che sia necessario per un'organizzazione come la nostra di dedicarci al tema. E questa è la coalizione informale di cui vi parlavo, ha recentemente lanciato anche un sito in cui sono tra l'altro disponibili tutta una serie di materiali e risorse che sono utili sia a comprendere meglio il fenomeno che a reperire supporto nel caso in cui una persona venga colpita da una SLAP. Giustamente mi avete invitato per parlare un po' di cosa succede a livello europeo, a Bruxelles, dove sono. Beh, innanzitutto bisogna partire dicendo che, come dicevo, le SLAP sono un attacco ai valori dell'Unione, sono in generale effettivamente una violazione, un abuso del diritto che è una violazione dei diritti fondamentali, e il fatto per gli stati di introdurre una protezione delle salvaguardie contro queste azioni abusive è doveroso rispetto agli stessi obblighi che questi stati hanno rispetto anche ad esempio alla Convenzione Europea dei Diritti Umani e ai trattati dell'Unione, la Carta dei Diritti Fondamentali e così via. Mentre, come dicevamo, degli statuti, una legislazione anti-SLAP esiste in varie giurisdizioni al di fuori dell'Europa, non esiste niente di specifico né a livello europeo al momento né a livello di stati membri, perché nessuno stato effettivamente si fornisce una protezione adeguata contro queste liti temerarie, abusive, che hanno queste caratteristiche tipiche che si qualificano come SLAP. La situazione è quindi molto frammentata a livello europeo, il che rende lo spazio giuridico, diciamo, europeo molto vulnerabile al fenomeno. Si parla ad esempio di forum shopping, quindi coloro che intentano queste cause, che effettivamente vanno a cercare la giurisdizione che più gli conviene per raggiungere questo obiettivo di veramente esaudire
esaudire tutte le risorse delle... Tra l'altro mi scuserete, come vedete non sono abituatissima a parlare in italiano del mio lavoro, l'inglese purtroppo è la lingua che ci ha mangiati a Bruxelles, forse adesso col Brexit sarà diverso, ritorneremo al francese, non lo so, ma quindi mi perdonerete già se ogni tanto non trovo qualche parola. Comunque dicevo, l'Unione quindi si trova in una posizione chiave per colmare questa lacuna, perché come dicevo la situazione è frammentata a livello europeo e d'altra parte è un problema che esiste a livello europeo. E quindi è fondamentale che vengano stabiliti e integrati nei sistemi giudiziari degli Stati delle salvaguardie procedurali. E questo è nell'interesse dell'Unione, perché si vede che effettivamente le SLAP non solo sono un fenomeno che contrasta con i valori dell'Unione, la democrazia, lo Stato di diritto, ma hanno anche un chiaro impatto sul mercato interno, perché come avviene per i whistleblowers, le SLAP mettono a tacere chi denuncia illeciti e corruzione, le SLAP vengono abusate per un'interpretazione abusiva di certe norme di diritto dell'Unione, come in materia di protezione dei dati personali o proprietà intellettuale, vediamo questo in vari stati, e ovviamente ostacolano giornalisti, media, società civile, attivisti a svolgere liberamente il loro lavoro nello spazio integrato dell'Unione. Hanno un chiaro impatto sui sistemi giudiziari, per cui questo è rilevante a livello europeo, perché questo ovviamente i sistemi giudiziari sono tutti interconnessi nello spazio europeo. E quindi ci sono tutta una serie di motivi, non solo politici, non solo etici, non solo di valori, ma anche proprio giuridici, che effettivamente rendono chiaro che un'azione a livello europeo, soprattutto dell'Unione Europea, è necessaria. E questo è il motivo per cui Libertys con le altre organizzazioni della coalizione si sono impegnati nella stesura di un modello di direttiva anti-SLAP per stimolare un intervento legislativo a livello europeo. Perché una direttiva? Perché qui quello che si propone è un'armonizzazione minima di una serie di norme di procedura civile negli stati, in tutti gli stati dell'Unione, che incorporerebbero delle soluzioni legislative già sperimentate in giurisdizioni campione che abbiamo selezionato, in cui riteniamo ci siano delle buone pratiche e soluzioni che sono anche state testate per quanto riguarda la loro costituzionalità, legittimità costituzionale e così via, negli Stati Uniti, in Canada e in Australia. Abbiamo studiato e in qualche modo adattato queste soluzioni ad un possibile intervento legislativo a livello europeo che possa poi essere incorporato in tutti i sistemi giuridici degli Stati membri. E questo testo che abbiamo pubblicato a dicembre, inserirò qua il link, così ovviamente non abbiamo moltissimo tempo per andare nel dettaglio, ma sono contenta di darvi qualche dato rispetto a quali sono le soluzioni che vengono proposte. È stato effettivamente redatto e rivisto da un gruppo di esperti di alto livello ed è il risultato di un veramente intenso sforzo collettivo di ricerca, analisi, di casistica, ma anche del quadro giuridico che esiste a livello europeo nei vari stati. Ed è un testo che abbiamo pubblicato ed è stato già diciamo approvato, supportato da oltre 70 organizzazioni non governative, attive per quanto riguarda la tutela della libertà di stampa e i diritti umani in generale. E la nostra idea è stata appunto quella di lavorare e pubblicare questo testo di livello per stimolare un intervento legislativo a livello europeo, in modo che questo testo venga in qualche modo utilizzato come fonte di ispirazione. Le misure chiave che proponiamo sono innanzitutto la possibilità per le corti di respingere anticipatamente SLAP come garanzia procedurale fondamentale, quindi una dichiarazione di inammissibilità che possa è una valutazione della inammissibilità dell'azione che possa avvenire in un momento all'inizio del procedimento, in modo che poi la causa non si trascini, ed effettivamente questo è l'obiettivo di coloro che intendono queste azioni, non si trascini a detrimento delle risorse delle vittime, chiamiamole, perché sono vittime effettivamente di abuso. E questa dichiarazione di inammissibilità verrebbe fatta
alla luce di una definizione molto ampia della nozione di partecipazione democratica e di indicatori uniformi che quindi dovrebbero essere presi in considerazione da tutte le corti di tutti gli Stati membri circa quali sono gli elementi tipici di queste SLAPs, e questo per coprire effettivamente tutta la varietà di azioni legali in cui le SLAPs possono concretizzarsi, perché sappiamo che indipendentemente dal tipo di azione e dalla vittima che viene colpita, queste cause sono generalmente caratterizzate da alcuni elementi comuni, il comportamento, quindi la rivendicazione rispetto a un comportamento che è una partecipazione pubblica o una presa di posizione rispetto a una questione di interesse pubblico, le limitate prospettive di successo dell'azione, anche per il suo carattere infondato, vuoi eccessivo, vuoi ragionevole in quanto viene richiesto, l'abuso del procedimento giudiziario tenuto conto della portata della natura delle azioni per scopi diversi appunto da quello di affermare un diritto. Quindi una serie di indicatori che dovrebbero essere appunto armonizzati e che le corti in tutti gli Stati membri dovrebbero egualmente prendere in considerazione per arrivare a una dichiarazione di inammissibilità di queste azioni ad uno stadio precoce del procedimento. E questa è la soluzione principale. E poi norme che garantiscono ovviamente un'equa ripartizione delle spese e garanzie che servono, come diceva Paola, a riequilibrare la posizione delle parti, quindi misure in termini di onere della prova, inverso, di danni rispetto a favore della vittima nel caso in cui effettivamente ci sia una dichiarazione di inammissibilità, per prevenire un abuso vessatorio del diritto, allo stesso tempo ovviamente salvaguardando, come Costituzione richiede, il diritto di accesso alla giustizia, quindi nel caso in cui ovviamente un'azione sia genuinamente volta a far valere un diritto, ovviamente queste garanzie dovrebbero tenerne conto. E poi sanzioni come deterrente, quindi nel momento in cui l'azione venga qualificata come SLAP, sanzione anche per contrastare questo fenomeno di forum shopping sia all'interno che all'esterno dell'Unione, e una serie di disposizioni che noi chiamiamo così di soft law in materia di assistenza, supporto e tutela alle vittime di SLAP da una parte, ma allo stesso tempo anche misure per sensibilizzare e formare sia l'autorità giudiziaria che i professionisti legali a questo fenomeno, in modo che ci sia una consapevolezza anche rispetto al fenomeno tra chi effettivamente viene usato e abusato a questi fini. E gli sviluppi più recenti, come diceva Paola, sono successe moltissime cose, devo dire, in questi due anni. Penso che l'azione di questa coalizione informale di ONG sia effettivamente servita a stimolare in qualche modo una presa di coscienza a livello europeo da parte delle istituzioni del fatto che questo fenomeno esiste, che questo fenomeno è un chiaro sintomo di un backsliding, di una serie di attacchi e di un indebolimento di certi principi democratici dello Stato di diritto, che in alcuni paesi dell'Unione sono chiaramente frutto di una strategia così deliberata e coordinata, e in altri magari meno, ma insomma dobbiamo ovviamente prevenire che altri stati, e non parlo necessariamente dell'Italia, ma di altri, seguano le stesse orme di stati ormai autoritari come Ungheria e Polonia. Vediamo ad esempio in Slovenia effettivamente un grosso uso delle SLAPs anche da parte compagnie o media vicini al governo che fa effettivamente preoccupare. Quindi c'è da un lato, penso, questa rinnovata attenzione soprattutto della Commissione europea a agire precocemente in tempo nel momento in cui minacce alla democrazia e allo Stato di diritto si concretizzino. E la Commissione ha presentato a dicembre un piano di azione per la tutela della democrazia in cui effettivamente si è impegnata a adottare un'iniziativa entro fine anno per contrastare il fenomeno delle SLAP, e noi ovviamente stiamo usando questo tempo per influenzare le riflessioni interne della Commissione su
quale iniziativa presentare, in cosa dovrebbe concretizzarsi questa azione a livello europeo. E come dicevo, per noi è importante che effettivamente, oltre alle raccomandazioni, oltre a forme di supporto magari finanziario alle organizzazioni che tutelano le vittime, eccetera, ci sia effettivamente anche un intervento di armonizzazione legislativa. E sarà interessante sentire dai colleghi avvocati effettivamente il loro grazie rispetto a questo. Quindi questo è grazie quello. Linda, io devo farla cattiva e invitarti a chiudere. No, ok, avevo chiuso. Quindi grazie molto, mille. Grazie, molto interessante, perché in Europa si dice quello che si dice un po' anche da noi, no? Quindi è interessante vedere come le cose invece vanno avanti a un ritmo un po' diverso invece. Ce lo racconta magari Giulio Vasaturo, perché quando in Italia si comincia a parlare di SLAP, in realtà la Federazione Nazionale della Stampa conosce il tema delle querele bavaglio, non dico dagli anni Ottanta, ma da prima, no? Perché io ho parlato con alcuni giornalisti che mi dicono, i primi autori delle querele bavaglio, di quelle che noi identifichiamo come querele bavaglio, sono i politici. Quindi pensare che il Parlamento vada a risolvere una questione così, che gli sta proprio a cuore dal lato sbagliato della vicenda, è quasi impossibile. Quindi una certa speranza può arrivare dall'Europa. Giulio Vasaturo è avvocato della Federazione Nazionale della Stampa e i processi nei quali lui difende i giornalisti sono certo i processi contro la criminalità organizzata, per attentati subiti, per minacce subite anche dai giornalisti, ma la maggior parte, mi viene da dire, poi lui confermerà se è vero, sono proprio processi in cui i giornalisti sono coinvolti in querele per diffamazione. Siamo nel penale, però con binario parallelo di una richiesta danni, quindi di intimidazione, di persone costrette al silenzio e di autocensura. Sono pieni non soltanto i tribunali, ma anche a questo punto i giornali italiani. Giulio Vasaturo, grazie. Il microfono, Giulio, scusa. Ecco, sì, ci tenevo a ringraziarti anzitutto per la presentazione e per l'invito, a te e a tutti coloro che condividono con noi questo importante momento di incontro e di confronto su un tema che sta a cuore a tutti noi. Ecco, hai segnalato, come dire, ottimisticamente una distinzione fra processi che si fanno per tutelare i giornalisti rispetto a intimidazioni operate in senso proprio, in senso eclatante, alle organizzazioni criminali, e processi che vedono coinvolti noi avvocati sul fronte a tutela dei giornalisti intimiditi da querele temerarie. Devo dire con un'amara battuta che spesso non c'è differenza, vale a dire che lo strumento dell'azione civile intimidatoria o della querela bavaglio è, soprattutto negli ultimi anni, uno degli strumenti privilegiati che anche le organizzazioni criminali, a cui anche le organizzazioni criminali ricorrono quale primo step di una escalation che oggi come oggi più raramente poi si manifesta in forme clamorose, proprio perché già queste pratiche di abuso del diritto sono talmente raffinate da realizzare da subito gli obiettivi di condizionamento della libertà di stampa e di informazione. Questo perché accade in Italia? Parlo dell'esperienza che conosco meglio, che quella del nostro paese, perché promuovere un'azione civile temeraria, una guerra alla bavaglio, è estremamente facile ed è persino conveniente da tutti i punti di vista, perché ha un impatto immediato. La querela, quindi in ambito penale, ha un effetto di per sé stigmatizzante che arriva nel giro di pochissimi giorni al giornalista e alla redazione e al direttore, e questo scatena solitamente un duplice effetto: nella migliore delle ipotesi l'effetto di cautela e di tutela del giornalista, per cui il direttore
direttore lo chiama e gli dice: ti stai occupando di questa inchiesta, non so, anche sulla, su come, sulla manutenzione dei giardini di questa grande città, hai ricevuto questa querela, sei, come dire, nell'occhio del ciclone, è il caso che non ti occupi più tu di questo problema, dobbiamo affidarlo al tuo collega. Quindi è un primo paradossale effetto che va comunque ricompreso nell'ottica del chilling effect, cioè di un effetto di deterrente autoprodotto all'interno della stessa redazione, che però ha l'effetto di allontanare il giornalista che magari aveva denunciato un misfatto, che aveva acceso i riflettori su una determinata realtà, diciamo dubbia, spesso criminale, sicuramente meritevole di attenzione, di allontanarlo dal caso di cui si occupa. D'altro punto di vista invece, se pensiamo alle azioni civili, ecco, l'azione civile temeraria, esorbitante, è un'azione che di fatto si riverbera immediatamente sull'intera società editoriale, sull'editore, sulla redazione stessa, perché la richiesta esorbitante che viene paventata nei riguardi del giornalista poi postula una responsabilità oggettiva, soprattutto sul piano civilistico, che coinvolge direttamente l'editore e il direttore responsabile. E quindi anche da questo punto di vista, spesso in maniera ancora più pressante, si ha un effetto di autotutela, diciamo così, che si traduce poi in un effetto di censura e di autocensura all'interno delle stesse redazioni. Dicevo, è facilissimo e non è costoso a proporre una querela a bavaglio o un'azione civile temeraria. Nel penale non è costoso praticamente per niente, perché si tratta solo di affidarsi ad un avvocato, spesso sono avvocati anche amici e quindi lo fanno davvero per niente. Nel civile effettivamente io potrei tracciare, forse bisognerà scriverci qualcosa in futuro, un profiling, come dicono i criminologi, sul piano socio-giuridico, in questo caso, del soggetto che attiva un'azione civile temeraria o una querela a bavaglio, e sarebbe molto interessante, ricaveremo secondo me dati assolutamente suggestivi. Il profilo tipico del querelante temerario è quello di un soggetto immediatamente piccato, che ha il desiderio di vedere immediatamente denigrato il giornalista o il giornale che si occupa dei suoi affari. Allora l'immagine di colui che dice: ho querelato il direttore, ho querelato quel giornalista, è un'immagine che viene in qualche modo poi enfatizzata a sua volta attraverso i media, proprio per delegittimare l'azione e l'impegno giornalistico. E colui che agisce in sede civile invece spesso lo fa in maniera più raffinata, in parte perché in sede civile la pretesa risarcitoria presuppone, anche se minimo, comunque l'esborso di una somma, per cui sapete che per avviare un'azione civilistica occorre pagare, diciamo, un ammontare in tassazione, diciamo così, che è proporzionale all'entità del risarcimento che viene richiesto, e quindi tanto più è esorbitante il risarcimento, tanto più sarà significativa questa imposta, noi chiamiamo le marche da bollo che dicono gli avvocati, e questo comporta che solitamente sono le grandi società e i grandi soggetti privati che sono maggiormente soliti a ricorrere all'azione civilistica, proprio perché possono fronteggiare anche questo costo, che può essere per molti di noi significativo e che per loro è ovviamente minimale. Quindi utilizzano questo strumento, questa pratica di abuso del diritto, proprio perché ha un impatto immediato sul bilancio della società editrice del giornale, della testata giornalistica, che a rigore dovrebbe scrivere nel passivo di bilancio previsionale quella che è la posta risarcitoria che viene pretesa nell'azione civile dall'attore, e quindi già un impatto immediato. E poi voi comprendete bene quanto e come una pretesa risarcitoria stratosferica possa avere un impatto, anche perché, come a tutti noto, i profili di attribuzione della responsabilità civilistica sono diversi da quelli propriamente penali, cioè si può
può presupporre anche un'attribuzione di responsabilità a titolo di colpa ed un'attribuzione di responsabilità a titolo sostanzialmente oggettivo, che è tale da, come dire, stendere enormemente le maglie di questa, attraverso le quali poi si può paradossalmente, talvolta è accaduto con grande stupore di noi avvocati, ottenere risarcimenti rispetto a pretese che a prima vista apparivano assolutamente infondate. Perché poi noi ci occupiamo di un'attività qual è quella giudiziaria, diciamo così, e processuale, che è un'attività eminentemente umana, vale a dire che noi abbiamo a che fare, cioè, con altri soggetti, altri uomini, altre donne che sono i magistrati, i giudici, cioè, poi altre parti processuali, ovviamente, in particolare i giudici che dovranno vagliare una pretesa risarcitoria in sede civilistica o la sussistenza di un fatto di reato di cui si ipotizza la configurabilità in ambito penale. Ora, che cosa accade? Secondo me, e vale la pena di rifletterci insieme, noi dobbiamo trovare e dobbiamo darci, a mio avviso, una duplice prospettiva dinanzi a noi, una a breve termine e una a medio-lungo termine. A breve termine, ecco, vorrei introdurre questo elemento di riflessione. Noi abbiamo un altro enorme problema, e lo dico provocatoriamente: il problema che abbiamo di fronte è che le SLAP, o le azioni civili temerarie, o querele bavaglio, querele temerarie, come le vogliamo chiamare, giuridicamente non esistono. Cioè, vale a dire, è una creazione giornalistica, se vogliamo, o se vogliamo giurisprudenziale, ancora qualche rara pronuncia riconosce in qualche modo l'essenza di questa nostra battaglia, di questi acronimi che noi utilizziamo. Però anche nell'esperienza personale di noi avvocati, poi ci sono gli altri colleghi che potranno confermarmi o smentirmi su questo punto, ma in senso tecnico, querela temeraria o azione civile temeraria è solo quella che all'esito del percorso giudiziario e processuale viene riconosciuta come tale dal giudice. Cioè, nel caso dell'azione civile, quella che prevede il riconoscimento in sentenza di un indennizzo, di un danno da lite temeraria a carico della parte attrice, cioè di colui che si è temerariamente rivolta al giudice con una pretesa che era manifestamente inammissibile, insussistente, infondata. Così, in ambito penale, colui che si vede in qualche modo respinta la ipotesi di reato ascritta ad un innocente, ovviamente, cioè il giornalista querelato, in termini tali da esprimere il massimo stigma rispetto ad una pretesa assolutamente immeritevole di pregio in ambito giuridico. Ma queste due evenienze, io vi dico, ne ho fatte qualcuno di processo e nella mia esperienza professionale non è mai capitato. Quindi io dovrei dire, anche un po' mestamente, che io non ho esperienza giudiziaria o giuridica di slap o querela bavaglio o querela temeraria, perché non ho mai trovato un giudice che l'ha riconosciuta come tale, anche quando ho chiesto il risarcimento da lite temeraria, anche quando mi è apparso evidente quelle rare pronunce che hanno avuto la fortuna, come dire, di ottenere altri colleghi e non io, a me è andato il privilegio, il piacere di commentarle sulle testate giuridiche, ma ripeto, sono pronunce assolutamente minoritarie nella giurisprudenza. Questo è un problema enorme, guardate, è un problema al di là della battuta, della provocazione, che è pure efficace, è un problema che ci dobbiamo porre, perché vedete, ascoltavo Linda, come sempre impeccabile, precisissima, riflettevo su questo, quanto e come la giurisprudenza e comunque la lungimiranza, gli organi comunitari, la giurisprudenza europea, eccetera, sia avanti rispetto alla sensibilità delle singole giurisdizioni e del legislatore dei singoli paesi. Per cui io immagino che per questo istituto, diciamo, delle SLAP, come per altre materie, il giurista europeo, il legislatore europeo finirà per precorrere le legislazioni nazionali, come già sta facendo, ma con enormi problematiche, perché noi troveremo fior fiore di avvocati che spiegherà come nel nostro sistema le SLAP già sono regolamentate in qualche modo e non esistono proprio perché, pur essendo regolamentate, non c'è una giurisprudenza che le riconosce. Quindi la fictio iuris, come dicono i dotti giuristi, è che anche per tutti quei colleghi giornalisti,
quegli attivisti, quei militanti, quelle ONG che subiscono azioni temerarie, nel momento in cui vedono riconosciuti dopo anni di processo civile o dopo un po' meno anni, ma comunque non pochi, di processo penale, le loro ragioni, e magari vedono archiviare la querela in sede penale o respingere l'azione in sede civile, bene, si dirà hanno ottenuto giustizia, come in uno stato di diritto. E il fatto che non sia stato riconosciuto dal giudice il danno da lite temeraria, che pure oggi è riconoscibile, presuppone che non ci troviamo di fronte ad un'azione bavaglio. Questo è un problema enorme che dobbiamo affrontare da subito, anche a sostegno di quella visione, di quel portato di contributi, di idee, di proposte che Francesco e Linda hanno sintetizzato perfettamente prima di me. Perché dobbiamo dare la dimensione chiara del problema. Allora, prima Linda diceva, ho ascoltato con grande attenzione, ho avuto il privilegio di ascoltarla anche in un altro contesto, anche qui, parlava di soft law, no? Noi traducendo così, cioè, mette un po' di desta qualche riflessione, perché per me quello è proprio l'hard law, lo strong law, cioè quegli interventi immediati, diciamo così. Io tradurrei più che soft law, come in italiano tradurrei come interventi urgentissimi, che si possono fare già domani, si possono fare già qui, cioè. Io penso che uno degli strumenti più efficaci per provare ad incidere sul problema che abbiamo oggi, cioè di far comprendere l'entità del fenomeno delle azioni temerarie, delle querele bavaglio, delle slap, eccetera, sia quello di sensibilizzare chi dall'altra parte delle scrivanie o dall'altra parte nell'eterno delle aule di giustizia affronta questi problemi, quindi giudici che probabilmente non hanno la stessa sensibilità su questi temi. Linda diceva, immaginiamo, e questo possiamo farlo da subito, non servirebbe neanche una direttiva europea, immaginiamo a degli strumenti, a delle occasioni proprio come questa, per coinvolgere anche la magistratura, i magistrati in formazione. Io penserei, ad esempio, mi sento di suggerire, ad un confronto non già con gli organismi costituzionali che rappresentano la magistratura, perché si occupano sostanzialmente di altro, ma penso da anche, diciamo, talvolta mi diletto nella docenza. Ecco, io ho la presunzione di dire che il modo migliore in cui noi possiamo provare a cambiare questo mondo è sussurrare nelle orecchie degli studenti, si dice, no? Allora ci sono gli studenti delle scuole di magistratura, ad esempio, che si formano su questo tema. Quanto sarebbe importante ascoltare le nostre associazioni, le nostre realtà organizzative che rappresentiamo, per sensibilizzarli su questo tema, nel valorizzare le norme già vigenti, il nostro ordinamento, e consento di chiamare per nome quelle pratiche di abuso che loro ricorrentemente si trovano a dover fronteggiare. Se ho ancora un minuto, ci tengo a esporre un'altra riflessione in merito. Guardate, questa modalità, questo approccio indulgenzialista nel valutare la temerarietà delle azioni civili o delle querele non è frutto di una superficialità, a onor del vero. Io credo che sia frutto di un qualcosa, però perché è un abuso del diritto, noi parliamo di un abuso del diritto, di un abuso raffinato, allora è una pratica che fa abuso di un principio di civiltà giuridica che è profondamente radicato nel nostro tessuto costituzionale, nella nostra storia. Vale a dire, nella nostra visione costituzionale, in Italia soprattutto, l'idea di valorizzare al massimo lo strumento della tutela dell'azione a salvaguardia dei propri diritti ed interessi innanzi all'autorità giudiziaria è un principio riconosciuto a chiunque. E guai sarebbe metterlo in discussione. E da cittadino lo penso anch'io. Ci fu un problema qualche decennio fa, qualche anno, forse lo ricorderete, quando si pose il problema molto enorme in una città di cui vi parlo, cioè che è Roma, di, come dire, chiedere al cittadino che impugnava le sanzioni amministrative, le multe, un obolo nel momento in cui doveva andare ad impugnare innanzi al giudice di pace la multa, perché il comune di Roma era sommerso da queste opposizioni a sanzione amministrativa. È giustamente intervenuta, credo, persino la Corte Costituzionale, nello stabilire che non si può condizionare l'esercizio di un diritto, in quel caso l'esercizio di impugnare una sanzione amministrativa, al versamento di un obolo. Per questo che
Io condivido pienamente, ovviamente, le proposte, la direttiva comunitaria sugli strumenti di deterrenza rispetto all'abuso di queste pratiche, ma colgo da subito le enormi problematicità che nella nostra giurisprudenza anche costituzionale si verrebbero a creare. E poi ciò non toglie che dovremmo fare una battaglia anche da quel punto di vista, però si tratta di, ecco, lo dico con le parole della consulta della Corte Costituzionale di una settimana fa, sapete che si è pronunciata sulla illegittimità costituzionale dell'articolo 13 della legge 47 e 48 e quindi sul tema del carcere ai giornalisti. Ecco, nel comunicato, ancora non abbiamo la sentenza, ma nel comunicato che è stato diffuso all'esito di questa importantissima seduta della consulta, ebbene, è stato chiarito, il legislatore è stato invitato per ancora una volta in maniera esplicita e pressante ad operare un bilanciamento fra questi diritti che noi abbiamo di fronte. Ovviamente noi, con massima chiarezza, trasparenza, rivendichiamo il nostro diritto, come dire, a farci portavoci di un'istanza che diciamo che è quella libertà di informazione che ognuno a diverso titolo rappresenta nelle diverse realtà in cui opera, anche in questo nostro dibattito, in questo nostro confronto. Però dobbiamo aver chiaro anche noi, e mi avvio a concludere, che abbiamo di fronte un problema di bilanciamento. Cioè non possiamo ignorare, da giuristi, da uomini di legge, da cittadini, da semplici pensatori, che dovremo immaginare, spetta a noi l'onere di immaginare, un sistema che sia, non ho la pretesa di dire perfetto, ma comunque in questa bilancia in cui noi idealmente rappresentiamo sempre la giustizia e quindi il contemperamento di diritti legittimi, quindi in quanto tale, immaginare come far fronte anche ad un'esigenza che c'è. Cioè, io distinguerei, come dire, abbiamo parlato a lungo di querele temerarie e quindi si tratta di definirle, di farle riconoscere in un sistema giuridico come il nostro. Esistono anche le querele che non sono temerarie, sono semplicemente infondate, cioè di chi legittimamente agisce in giudizio nei riguardi di un giornalista o di chiunque altro, si vedrà respinta eventualmente la sua istanza, ma non c'è nulla di temerario. Spesso anche, non noi in questa assise, ma nel dibattito effettivamente talvolta si fa un po' di confusione in maniera più o meno strumentale, e a noi spetta il rigore anche di dire ai nostri, anche se può essere un po' spiacevole, un po' antipatico, ma di dire ai nostri amici e colleghi: guardate, questo nostro impegno non si presta a strumentalizzazioni. Cioè non possiamo tirare per la giacchetta i diritti, e noi, soprattutto i giuristi che sono con me quest'oggi, sentiranno, come lo sento io, l'onere anche etico proprio e il peso di farsi carico di un'esigenza anche del cittadino che può ritenersi assolutamente leso da chi domina la parola. E perché, guardate, certo, c'è anche l'ultimo problema. Devo invitarti a chiudere, ma questo invito è essenzialmente è molto... Ti chiedo scusa, no, hai ragione. No, ci sono tante questioni da affrontare. La questione è questa qui, perché credo che nel nostro dibattito potremmo lasciare uno spazio, anche minimale, per la prossima volta del futuro, anche a immaginare strumenti che valgano ad arginare invece le pratiche illecite dell'informazione, che pur vi sono, le fake news, le campagne di stampa denigratorie, cioè tutto quello che in qualche modo inficia la nostra battaglia. Dico l'ultimissima cosa, un secondo, che è una cosa bella, è che di tutti questi temi la Federazione della Stampa, articolo 21, ne parlerà, come ha detto Francesco prima di me, il 12 luglio prossimo, in una bella festa, in una bella serata che organizziamo nel rispetto delle norme anti-Covid tuttora vigenti, a cui siete tutti invitati, alla Casa Internazionale delle Donne qui a Roma. Chi vorrà e potrà, sarà un piacere avervi con noi a incontrarci e a discutere anche di questi temi qui, attorno a tanti giornalisti che hanno subito e stanno subendo sulla loro pelle l'aggressione di querele bavaglio e azioni temerarie. Grazie. Grazie Giulio Vasaturo, ma questo è un gancio perfetto per il prossimo intervento, l'avvocata Elena Biagioni, perché si parla di donne. Prima però volevo chiarire un paio di punti. Questo tema della sensibilizzazione dei giudici è qualcosa su cui abbiamo riflettuto anche noi a OBCT e su cui probabilmente si aprirà una linea di lavoro, e in ogni caso qualcosa che
anche la coalizione Case potrebbe affrontare, perché è vero che il diritto c'è, il diritto è scritto, ma poi va interpretato e messo in pratica da una categoria di persone che magari va formata, informata su libertà di stampa, attivismo, difesa dell'ambiente, difesa delle donne. E a questo proposito volevo portare i saluti della Federazione Nazionale della Stampa che abbiamo ricevuto di persona da Giuseppe Giulietti, che si era ripromesso di partecipare, poi qualcosa lo avrà trattenuto, compresa l'estate romana, immagino. Un prossimo impegno nostro sarà quello di non organizzare questa cosa mai più a giugno, perché la gente ha voglia di parlare di altre cose, ma ci siamo... Poi domani è festa qui a Roma, quindi... San Pietro e Paolo, infatti, quindi sarebbe proprio il ponte, sarebbe come la vigilia di Sant'Ambrogio organizzare qualcosa e i milanesi non parteciperebbero. Però... No, San Pietro e Paolo è meglio. Scherzo. È meglio. Però ci sembrava che il momento fosse veramente topico sia per il giornalismo, sia per la difesa dei diritti umani, sia per quello che sta avvenendo anche a livello europeo proprio. Sulle misure che la coalizione Case suggeriva, ci sono alcune cose che già noi partecipiamo a implementare, sono gli strumenti di supporto pratico del Media Freedom Rapid Response, sono proprio dei fondi di supporto legale cui un giornalista anche italiano può accedere rivolgendosi al centro di coordinamento di MFR che si trova a Lipsia e però comprende una serie di altre ONG, compreso IPI, la Federazione Europea dei Giornalisti e Free Press Unlimited, oltre a Osservatorio Balcani Caucaso. Quindi da un lato strumenti pratici, dall'altro il grande percorso che porterà delle riforme legislative. L'annuncio appunto di questo evento alla Casa delle Donne mi permette di annunciare anche il prossimo intervento, Elena Biagioni, avvocata della rete dei centri antiviolenza, che appunto sperimentano queste SLAP in una forma inedita per l'Italia forse, che però la Biagioni ha già detto essere presente a livello europeo. Grazie allora per questa cosa, Elena Biagioni. Sì, grazie mille sia per l'iniziativa che gli approfondimenti che come osservatorio, come centro di cooperazione in difesa di, continuate a portare avanti in un tema che non è molto diffuso per i non addetti ai lavori in Italia. Mi piace anche venire subito dopo il collega Vasaturo, anche perché dobbiamo ricordare una cosa, concordo con tutto quello che è già stato detto e concordo anche su evitare quello che chiamiamo tutti il paradigma vittimario, no? Quindi che ci sentiamo tutti e tutte offese da una causa infondata. E concordo assolutamente sulla necessità di bilanciare diritti, soprattutto, prima che interessi. E su questo mi piace anche tantissimo la proposta di lavorare in termini di soft law, quindi di creare una maggiore sensibilizzazione, perché il tema è, per quanto mi riguarda, poco conosciuto nelle aule di giustizia in senso assoluto, ma anche tra i colleghi e devo dire tra le stesse associazioni. Quando io ho cominciato ad approfondire il tema, ho cominciato a chiedere alla mia associazione se sapevano di cosa stiamo parlando e abbiamo cominciato a raccogliere sia informazioni in materia di Human Rights Defenders, perché dire è un'associazione che si compone di oltre 80 centri antiviolenza. I centri antiviolenza si occupano di donne vittime di violenza maschile e sono per definizione difensore dei diritti umani, eppure spesso ce lo dimentichiamo. Noi diciamo sempre che lavoriamo per i diritti umani delle donne, soprattutto per i diritti umani, il diritto di vivere libere dalla violenza, ma che siamo anche presidio e tutela dei diritti umani delle donne, con le case delle donne, con le case rifugio. E questo non era un collegamento immediato. E a un certo punto la prima cosa che abbiamo fatto e che rilancio a voi è stata una mappatura. Cominciamo a chiederci quante volte
le operatrici dei centri antiviolenza, le avvocate, vengono minacciate. Nella lista delle degli avvocati minacciati del collega Canestrini dovrebbero essere ricomprese molte colleghe che difendono le donne vittime di violenza e che tanto spesso vengono create questa identificazione tra l'avvocata e la propria assistita, al pari di tantissimi altri casi, eppure questa consapevolezza non c'è. Come quando si parla di SLAP, si parla sempre di abuso del diritto, ma anche di disparità delle forze, disparità di potere, che è quello che noi trattiamo abitualmente, giorno per giorno, e che ben conosciamo. E allora questo è anche uno dei temi che andrebbe approfondito, perché dove la SLAP, dove le querele temerarie, le azioni hanno più facilità di ottenere l'effetto reale, che non è quello di vincere la causa, sappiamo, quanto quello di impedire la partecipazione, di impedire l'attività di advocacy. Dove funziona meglio? Quando si riesce ad isolare il singolo attivista o la singola attivista, o laddove il singolo o la singola sono particolarmente deboli. E allora, quando penso alla federazione della stampa, penso per esempio alla posizione delle giornaliste, che sappiamo sono, hanno una condizione, è la stessa federazione che lo ha annunciato con certo allarme, una condizione di maggiore precarietà, un gap salariale, una assenza nelle fasi più elevate della contrattualistica. E anche lì, quanto sarebbe più facile intimidire una giornalista che non è inserita in un grande giornale? Chi aiuta in questo senso? Dobbiamo chiedercelo, perché dal punto di vista, e questo è un importante, quello che io, secondo me è molto importante introdurre anche questa prospettiva all'interno della lettura delle SLAP e delle possibilità di reagire alle SLAP, perché se io ho dietro un giornale che mi tutela è un conto, se sono una freelance, che sappiamo essere particolarmente rappresentate dalle donne, è molto meno facile, è molto più facile che non affronti certi temi e che quindi mi inibisca. Chiudo, questa era solo una prospettiva di genere di un tema che non mi appartiene, che però ho lavorato con le giornaliste per la SIDAO e quindi so che è un tema particolarmente caro anche a loro. E torno ai miei temi: le donne vittime di violenza e i centri antiviolenza. E anche qui togliamoci subito dall'idea di considerare vittime per qualsiasi richiesta. Però quando si fa una mappatura, per esempio, possiamo fare una mappatura della tipologia di SLAP che ci sono. Perché io, per esempio, mi sono resa conto che per i centri antiviolenza lavorano con le donne e per le donne. Spessissimo danno voce a donne che non ce l'hanno. Sono al loro fianco in battaglie giudiziarie, ma soprattutto in percorsi umani di uscite dalla violenza. E quindi spesso intervengono pubblicamente a sostegno delle donne. In questi interventi pubblici, nei loro siti, nelle pagine dei social media, escono con dei comunicati. Per esempio, una richiesta che vedo crescere sempre di più sono la letterina dell'avvocato che chiede la rimozione, in nome del diritto all'oblio, del post. Quando, per esempio, il centro antiviolenza non aggiunge niente a una notizia che è semplicemente richiamata da un giornale, ma non chiedono la rimozione al giornale, chiedono la rimozione al centro antiviolenza. È un esempio, è banale, certo, perché adesso ogni volta che devono pubblicare una notizia si pongono il problema se riceveranno una lettera di un avvocato che minaccia azione legale relativo risarcimento del danno. Centri antiviolenza sono associazioni di donne, in pochi casi hanno la personalità giuridica. Spesso sono donne che rispondono personalmente con il proprio, per la presidente risponde con il proprio patrimonio.
e sono particolarmente esposte in questo senso. Quando devono uscire sulla stampa c'è sempre una grandissima attenzione a non offendere, e questo quanto incide nella partecipazione pubblica? Quante volte, io ripeto, da quando abbiamo iniziato ad approfondire il tema della SLAP, ho anche chiesto di tener nota, di mappare questi casi, perché questa è una cosa che dobbiamo fare. La Corte Europea, vi mando il link, con una recentissima sentenza, che è la sentenza Tolle contro Croazia, ce l'ha ricordato questo. Ha ricordato in modo chiaro e netto, primo, che la violenza domestica e la violenza contro le donne è un tema di interesse pubblico, un concetto fondamentale all'interno del bilanciamento dei diritti di cui abbiamo parlato e di cui il collega ha già parlato, e ha ribadito quanto i centri antiviolenza siano un presidio dei diritti umani e siano un presidio a tutela dei diritti delle donne, e quanto queste azioni, e questo era proprio un caso di una donna che era stata accolta in emergenza in una casa rifugio e poi con il figlio, e poi era stata trasferita altrove. Il padre, il marito, che la donna riteneva, aveva accusato di essere un marito violento, aveva detto che la donna aveva rapito il bambino. La casa, il centro antiviolenza, ha semplicemente replicato dicendo che era intervenuta in una situazione di emergenza, e raccontato, è stata al fianco della donna. Bene, in questo caso la responsabile del centro antiviolenza, dopo 17 anni, perché anche su questo è un tema molto, dopo 17 anni è stata condannata per diffamazione. La Corte Europea, sulla base del fatto che il marito violento non è mai stato condannato per violenza domestica. In questo bilanciamento la Corte Europea è proprio intervenuta in questo senso, ricordandoci di quanto vanno bilanciati i diritti e quanto questa pretesa risarcitoria abbia avuto quel chilling effect, che è già stato menzionato da chi mi ha preceduto, sulla possibilità di partecipare a successivi interventi. Questo vale per i centri antiviolenza, e l'altro grande tema, poi mi taccio perché ho perso i tempi, comunque, l'altro grande tema riguarda non i centri antiviolenza, quindi chi accoglie le donne e chi fa attivismo per le donne, ma la stessa partecipazione delle sopravvissute alla violenza maschile. I casi del cosiddetto MeToo, laddove io non sono una grande fan della condivisione in senso assoluto, certo è che ha avuto il MeToo una portata fondamentale per l'attenzione, la partecipazione e anche la possibilità di aprire un dato di conoscenza, che è un dato... Sì, arrivo subito. Ha solo questo effetto. In Canada il tema è stato affrontato, in Italia... donna che condivide una propria esperienza, come noi sappiamo, il collega Canestrini bene lo sa, può essere denunciata per diffamazione, e per quanto di mia esperienza è difficilissimo il riconoscimento dell'interesse pubblico del tema, e vengono proprio coltivate proprio in ragione dell'assenza di interesse pubblico, e questo è uno dei problemi. Non manca la legislazione, manca la capacità di riconoscerla e di bilanciare gli interessi. Mi taccio. Grazie mille, eccellente rispetto dei tempi, perché siamo a 11 minuti e mezzo, e quindi grazie a Elena Biagioni, che è tornata appunto su le possibilità che hanno i giudici di riconoscere queste SLAP. Tutte le conoscono, nessuno le riconosce.
Passiamo quindi al collega appunto di Elena Biagioni, Nicola Canestrini, che è avvocato e che appunto la coalizione Case internazionale conosce perché è avvocato difensore dell'Umwelt Institut, quindi protagonista di uno dei casi transnazionali di SLAP. L'avvocato Canestrini diceva di aver preparato una presentazione delle slide, quindi lo invito a condividere lo schermo così tutti possiamo partecipare. Vediamo se funziona. Funzionerà di sicuro. Buonasera a tutti, grazie per questo invito e cercherò di restare nei 12 minuti che in qualche modo mi sono dato. E devo però fare un caveat, prima di tutto nella vita faccio l'avvocato, quindi sono smaccatamente di parte, sono orgoglioso di essere dalla parte dei diritti di chi è normalmente senza voce, quindi non chiedetemi di essere oggettivo, di portare delle verità, io darò il mio punto di vista e vedremo un po' se questo può essere o meno condivisibile. Con la prima slide ricordo semplicemente che l'oggetto del mio contributo o di questa chiacchierata sarà alcune strategie di difesa che possono essere adottate dentro e fuori dal processo. E l'immagine naturalmente vuole un po' prendere in giro l'acronimo SLAP, laddove è, come dire, significa anche ceffone, ceffone giudiziale, qui invece era un destro ben assestato. Tipicamente le SLAP, i ceffoni giudiziali, sono diretti a zittire il dissenso o a zittire semplicemente nemmeno voci critiche, ma semplicemente le voci che tendono ad arricchire un dibattito su un tema di interesse pubblico. E uno quindi dei diritti più presi di mira è proprio quello del freedom of speech, della libera manifestazione del pensiero, che è invece un diritto tutelato dalle più alte carte fondamentali, la nostra Costituzione, la nostra Corte Costituzionale l'ha definito la manifestazione del pensiero, freedom of speech, come la pietra angolare del sistema democratico. Naturalmente non ci può essere democrazia dove non c'è libertà di manifestazione del pensiero. Questo noi lo dovremmo, saremo tutti d'accordo, l'esperienza ci insegna che siamo sempre molto garantisti con le proprie idee, con quelle degli altri si dice sì ma... E c'è sempre un ma, e oggi ci occuperemo di qualche ma. Vorrei raccontarvi questa storia di Karl Baer, che è agronomo dell'Umwelt Institut di München, che è un'associazione senza fini di lucro che si occupa di studiare, fra le altre cose, l'uso dei pesticidi sintetici nell'agricoltura, e Alexander Schiebel, che invece è un autore di libri per Ökom Verlag, che è una casa editrice tedesca specializzata in fare pubblicazioni a difesa dell'ambiente in tema e in senso molto ampio. E loro si presentano con uno scotch sulla bocca perché sono stati per due iniziative oggetto di SLAP. La prima è il libro Das Wunder von Malz, Il miracolo di Malles. Alexander Schiebel racconta la storiella di un piccolo paesino che non si trova in Francia e non è popolato da Asterix e Obelix, ma si trova nell'Alta Val Venosta, si chiama Malles o Malz, e che cerca di contrastare mediante un referendum popolare, tra l'altro, l'utilizzo di pesticidi sintetici sul territorio comunale. Il sottotitolo è come un paesino cerca di sfidare l'industria agraria. Invece l'altra storia comincia da quello di Karl Baer, inizia da questo poster, che è un poster che, cercando di imitare una bella campagna pubblicitaria del Südtirol, cioè del Sud Tirolo, che aveva affisso nelle stazioni e sui giornali di mezza Europa alcune immagini molto belle delle Dolomiti, del fatto che il Sud Tirolo stava cercando proprio te, turista che stai guardando questo manifesto, che quindi devi venire in Sud Tirolo a passare le tue vacanze, ci sbatte l'immagine di un contadino che sta spruzzando qualcosa su delle mele e dice Sud Tirol sucht saubere Luft, e Sud Tirolo cerca aria pulita. E scimmiotta la marca, il marchio del Sud Tirolo, che sono queste cime a montagne colorate, scrivendoci sotto Pestizidtirol, il Tirolo dei pesticidi.
apriti cielo, perché come titolavano i giornali nell'agosto 2017, perché questa è la pubblicazione del libro e questo manifesto shock, per secondo qualcuno, compaiono circa, vengono pubblicati circa allo stesso periodo, il vicepresidente all'epoca della provincia di Bolzano, Arnold Schuller, potentissimo assessore all'industria, all'agricoltura e al turismo, capite che agricoltura e turismo sono per il Sud Tirolo, diciamo così, lo dico in maniera molto approssimativa, ma diciamo il 99,9% del prodotto interno lordo, e quindi annunciano battaglieri querela, annunciano battaglia, così anche il presidente a provincia Bolzano: non permetteremo di screditare in questo modo l'Alto Adige, in particolare il settore della frutticoltura. Ricordate, no, siamo sempre tutti Charlie, però con il profeta altrui, quando poi ci tocca personalmente, cominciamo a diventare molto meno garantisti. E in effetti viene presentata il 26 di settembre del 2017 una querela, vedete, su carta intestata della provincia di Bolzano, che dell'assessorato a agricoltura, foresta e protezione civile, una querela molto circostanziata di qualche centinaio di pagine con gli allegati, in cui si dice che in realtà questo manifesto non è, ci mancherebbe, libertà di manifestazione del pensiero, alla faccia del fatto che una democrazia deve garantire anche delle opinioni che urtano, come disse la Corte Europea nel 76 nel famoso caso Handyside, si vuole che la critica sia solo quella che si condivide, ecco, e quindi fanno legittimamente querela. Dico legittimamente perché il problema delle SLAP è proprio questa, è che da una parte ci sta la libera manifestazione del pensiero e dall'altra, come si è detto, il diritto di ciascuno di rivolgersi al giudice se ritiene che un proprio diritto sia stato leso. E quindi naturalmente bisogna combattere questa battaglia anche nell'aula di giustizia, difendendosi dalla querela bavaglio o da questo tentativo di intimidazione, perché non vi ho detto che a questa querela del vicepresidente della provincia di Bolzano, assessore all'agricoltura e al turismo, seguono circa 1370 querele di presidenti di consorzi agrari che fanno circa 900 milioni di euro di fatturato l'anno e contadini, albergatori, insomma vengono messe fuori delle liste di persone che vogliono aderire alle querele, e questi tutti da bravi cittadini si registrano e anche loro risultano firmatari di questa mega querela di massa, laddove il problema non è solo la libertà personale, ma naturalmente anche il rischio economico, perché se venissero riconosciute 1300 persone 1000 euro di risarcimento del danno per la diffamazione che un tribunale dovesse mai riconoscere, capite subito che i denunciati, i querelati, si esporrebbero a dei risarcimenti ovviamente milionari e plurimilionari. La strategia di difesa si è sviluppata intanto nel processo, perché diciamo che un elemento che gli avvocati difensori per querela di diffamazione hanno subito in mente è che la difesa è un diritto che trova ampia tutela, e quindi con le indagini difensive abbiamo riflettuto perché ci sia stata questa mobilitazione da parte di tutto il mondo o di una grossa parte del mondo dell'agricoltura tradizionale, cioè che usa pesticidi sintetici anche se nei limiti legali, ma in maniera massiccia. Di cosa avevano paura? Avevano paura della diffusione dei dati, e quindi siamo andati a colpirli dove avevano paura, dicendo: dite che noi stiamo danneggiando l'agricoltura sudtirolese perché diffondiamo dei dati non veri sull'utilizzo di pesticidi sintetici. Fateci vedere i cosiddetti libretti di campagna, che sono i libretti dove vengono registrate l'utilizzo dei cosiddetti fitofarmaci, preferisco chiamarli con loro nome, cioè pesticidi sintetici. E non hanno voluto i querelanti, che pure sono stati molto attivi nel richiedere l'intervento della polizia giudiziaria per depositare la querela, e non hanno voluto fornirceli spontaneamente. Con le indagini difensive abbiamo ottenuto che la procura di Bolzano sequestrasse a casa dei 1300 querelanti tutti i libretti di campagna con l'utilizzo dei pesticidi giorno per giorno da parte di tutti i 1300 querelanti. Uno di questi, seppure rifiutato, si è fatto perquisire casa, a proposito di chi è la vittima e chi è invece l'aggressore. Ma naturalmente la difesa nel processo non poteva fermarsi solo al processo, perché è una questione tecnica, perché si capisce poco, perché ci sono rinvii, perché i tempi sono troppo lunghi. Quindi con la collega amica Francesca Cancellaro, che con me difende
Carl Baer abbiamo pensato qualcos'altro e durante la preparazione della strategia difensiva del dicembre del 2019 siamo andati a Monaco e abbiamo cominciato a pensare a una strategia difensiva che non tenesse solo conto delle difese dei tribunali, ma che invece tenesse conto di un'altra cosa. E quest'altra cosa è questa, che chi è oggetto di slap ha normalmente un messaggio enormemente importante. È un messaggio molto importante per la collettività e a questa collettività abbiamo semplicemente chiesto aiuto. Noi abbiamo deciso di rivolgerci all'opinione pubblica dicendo attenzione, stanno cercando di silenziarci, non perché vi sia qualcosa che noi abbiamo commesso, ma perché noi cerchiamo di proteggere i vostri diritti, di voi cittadini che subite l'utilizzo di un uso massiccio di pesticidi sintetici. Questa strategia è iniziata a sorpresa e quindi con un momento sorpresa molto forte nei confronti dei querelanti che pensavano di averla vinta facile e facendo i bulli giudiziali, ecco, lo dico con una metafora naturalmente trasferita nel linguaggio comune, e che chi voleva faceva questa slap, intanto l'abbiamo identificata come slap anche nei confronti dell'opinione pubblica. Abbiamo chiesto al giudice di identificarla come slap quando abbiamo chiesto di citare i testimoni e abbiamo preparato una conferenza stampa una settimana prima dell'inizio del processo in cui sono state invitate decine di giornalisti. Abbiamo organizzato una manifestazione davanti al Tribunale di Bolzano con cui attivisti, cittadini sono stati sensibilizzati sul tema. Il giorno dell'udienza lo slogan era dire la verità non può essere un reato, e questo ha cominciato un po' a incrinare la sicurezza dei querelanti nella bontà delle loro ragioni, perché se la slap era stata fatta per silenziare il messaggio, ecco che c'è stato che cosa? L'effetto boomerang. Le è esplosa in mano la comunicazione. Chi tentava di silenziare si è trovato davanti a decine di articoli di giornali addirittura nazionali ed internazionali, in particolare la Germania, in cui l'Humboldt Institute aveva fatto un'ottima attività di informazione, in cui i tedeschi, che sono i primi acquirenti o fra i primi acquirenti delle mele sul tirolese, e che i tedeschi vengono volentieri in Sud Tirolo, hanno cominciato a dire: ma cosa sta succedendo giù in Sud Tirolo? Cos'è che avete da nascondere? Quindi chi è oggetto di slap, abbiamo pensato, e forse può essere una strategia condivisibile, di andare a rivolgersi all'opinione pubblica. Questo è diventato l'effetto Streisand, no? E si sa che Barbara Streisand aveva cercato di fare la causa ad un giornale in cui era stata fotografata una sua certa casa, con nessuno aveva visto la notizia, quando ha fatto invece la querela tutti ne hanno parlato. Ecco, abbiamo cercato di sfruttare questo effetto Streisand e il risultato è questo, che su tutti i giornali cercate pesticidi o slap pesticidi troverete notizie dall'Italia alla Germania su giornali anche internazionali, perché naturalmente il messaggio conta. L'ambiente è il diritto alla salute, e un ambiente salubre è un messaggio importante. E questo è quello che differenzia naturalmente i querelati slap da querelati ordinari, e che cioè l'importanza pubblica dell'argomento che loro trattano. Quindi è stato facile trovare degli alleati, è stato facile, avendo impostato una strategia comunicativa complessa e da parte di attori professionali, non ci si può improvvisare nemmeno su questo campo. È successo che rispetto alla pressione da parte dell'opinione pubblica che cresceva, è successo ciò che non potevamo sperare, che cioè l'assessore Schuller, vicepresidente della provincia all'epoca, e annunciasse dimensione delle querele. Poi in realtà, a essere così precisi, finora non ce l'ha fatta, diciamo, a ritirarle proprio tutte. È stato detto che due dei contadini querelanti ancora, perché una volta aperto il vaso di Pandora non si sa esattamente se si riesce a ricacciare dentro ciò che ne è uscito, ma insomma lui ha subito mostrato di temere molto questa azione di comunicazione pubblica. Ad oggi questo ritiro non è mai avvenuto, il ruolo dell'informazione andrebbe in qualche modo discusso, perché temo che i giornalisti, watchdog of democracy e spesso oggetto di slap, dovrebbero, ecco, fare un po' più attenzione sui messaggi che veicolano, perché se io leggo questo lancio del TG regionale di Bolzano del 14 settembre, in cui vi è annunciato che l'assessore ritira la querela, oggi siamo al 28 di giugno, ancora questo non è avvenuto, ma va bene, diciamo che l'assessore aveva delle ottime intenzioni, siamo sicuri che prima o poi ce la farà.
hanno dimostrato subito di temere questa iniziativa, anche perché, diciamocelo chiaramente, che non succede tutti i giorni che il commissario Human Rights Commissioner del Consiglio d'Europa citi proprio questo caso come esempio di una slap. E qui devo dire grazie a chi ha organizzato anche questo convegno, perché naturalmente sono cose che non capitano affatto per caso, ma che invece hanno un precisissimo studio. Sono rimasto, credo, nei tempi che mi è stato detto. Ho concluso per dire che quindi nell'affrontare la SLAP, al momento ne ho una in corso contro ambientalisti, un ambientalista di Mount Wilderness a Pordenone che criticava l'uso dei quad nelle Dolomiti, e una contro un rompiscatole di Molveno che si oppone al fatto che si venga fatta una pista da sci a 800 metri, quando in realtà l'idea sarebbe quello di dare un ecosistema più integrale, quello di arrivare al pubblico, di non farsi chiudere, di non essere costretto in meccanismi poco comprensibili e di non farsi silenziare. E spero che il modello poi che è stato adottato per Uber, l'Istituto Schiebel, che ha avuto una bella soluzione senza nemmeno avere un istruttore sul suo libro, e possa essere un modello che si possa essere adottato. Vi ringrazio tanto per l'attenzione. Grazie molto a Nicola Canestrini, che ha toccato un altro aspetto, quindi è già arrivato alle strategie difensive, ovvero come le vittime di SLAP debbano cominciare a difendersi da subito. Infatti i tempi sono importanti. Ovviamente, come si diceva prima, le strategie vanno anche elaborate con l'azienda, con la testata, se nel caso, quindi sono temi molto delicati, perché spesso quello che accade nella maggior parte dei casi è pensare che meno se ne parla, più ci sarà la possibilità magari di vincere la causa, o meglio, la speranza è che chi ha intentato la causa magari ritiri la querela. Quindi, ma in ogni caso, comunque, anche credo la Federazione Nazionale della Stampa adotta sempre questa strategia della scorta mediatica, ovvero dare subito rilievo a quelle inchieste, a quei pezzi giornalistici che hanno causato una querela, per dimostrare che il cronista non è da solo. Ora ci sarebbe lo spazio per un ulteriore giro in risposta a delle domande, se ci sono. E io ringrazio il collega Juan Torregrossa Rodriguez, che appunto è stato presentato prima da Chiara Sigele, è anche giornalista, quindi penso abbia seguito il dibattito anche da una prospettiva sua. Lui si occupa di cronache che arrivano dal Mediterraneo, e quindi i protagonisti delle vicende del Mediterraneo sono spesso anche vittime di querele, di attacchi e di criminalizzazione in generale. Il pubblico non è numeroso. Giulio Vasaturo ci ha detto che è colpa dei santi Pietro e Paolo, colpa del calendario, colpa del clima, lo sappiamo. In ogni caso, questo video che abbiamo registrato resterà sul sito di Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa. Vedremo di promuoverlo anche probabilmente a stralci, a spezzoni, creando dei materiali informativi che possano da un lato informare, formare e contribuire a tenere alta l'attenzione sul tema. Chiara Sigale ha una domanda per Linda, la nostra direttrice generale. Grazie Paola. Sì, mi chiedevo se dal punto di vista di Liberties ci sono esperienze rispetto a queste strategie auspicate tanto dall'avvocato Vasaturo quanto dall'avvocata Biagione, cioè ovvero lavorare su sensibilizzazione di magistratura e magari la magistratura in formazione, perché da quanto capisco da chi si occupa di queste cose a livello italiano è molto difficile, per esempio, quantomeno nel caso italiano, riuscire ad intercettare questo tipo di attori. E mi chiedevo se ci sono buone pratiche magari in altri paesi, in altri contesti, che possano fungere da ispirazione, o magari invece dei canali che già esistono che a questo sono deputati. Grazie Chiara, non so se vogliamo, Paola, vuoi raccogliere una serie di domande oppure ognuno reagisce? No, andiamo così, sì. Ok, no, grazie per la domanda, interessante. Allora, per quanto riguarda, noi di Liberties effettivamente
No, non ci siamo occupati mai finora di diciamo formazione delle autorità giudiziarie o dei professionisti legali su questo tema in particolare, e per quanto io ne so questo non avviene, non è avvenuto per ora neanche in altri stati dell'Unione. Ora, nel modello di direttiva che vi ho menzionato prima, ci sono una serie di disposizioni che idealmente renderebbero questo obbligo di formazione, di sensibilizzazione, eccetera, una responsabilità dello Stato, quindi di ciascun governo, no? In modo che anche vengano dedicati fondi e risorse, sia umane che finanziarie, a questo da parte del governo. Ovviamente questa è una nostra proposta, una nostra idea, però la Commissione effettivamente sta lavorando in quel senso, e probabilmente ci saranno degli investimenti da parte della Commissione nel senso di finanziare progetti che vanno in questo senso, che possono essere portati avanti da organizzazioni della società civile, e idealmente in cooperazione con ovviamente le autorità giudiziarie stesse. Quindi c'è un network, ad esempio, a livello europeo che si chiama European Judicial Network of Training, EJTN, European Judicial Training Network, scusate, questo è l'acronimo, che si occupa di organizzare formazioni per l'autorità giudiziaria a livello transeuropeo, che effettivamente potrebbe essere utilizzato in questo senso. Una delle cose che chiediamo effettivamente alla Commissione è di essa stessa prevedere degli investimenti in tal senso. Però no, che, per rispondere alla tua domanda, che io sappia, questo non avviene ancora, però diciamo che c'è movimento e c'è una richiesta da parte sia di noi, dell'organizzazione della società civile, ma anche di esperti, che effettivamente è un canale, una misura sicuramente importante, che deve, come dicevano, come si diceva tra l'altro prima, come diceva Giulio, effettivamente è un investimento che potrebbe essere fatto subito e potrebbe anche precedere qualsiasi intervento di natura vuoi legislativa, vuoi altro. Perciò sì, sono d'accordo che sarebbe una misura importante. Perfetto, quindi ci sono tante cose, no, che si possono fare insieme, e l'esempio della rete CASE è sicuramente, cioè, da citare. Non so, mi sa che tutti i relatori un po' lo conoscono, no? Però vale la pena forse accennarne qualcosa, nel senso che l'iniziativa di mettere in rete e di consolidare nel lavoro quotidiano settimanale le iniziative è stato qualcosa che ha prodotto i suoi frutti, nel senso che ormai la Commissione e anche il Parlamento, che erano partiti dall'allarme sulla libertà di stampa, e i giornalisti sono arrivati a considerare, anche a includere, gli human rights defenders e gli attivisti, e quindi anche il diritto dei cittadini ad essere informati e a partecipare. Una domanda di Francesco Martone, che magari ha qualcosa da argomentare su quello che stiamo dicendo. Stiamo già parlando delle soluzioni, ovviamente, perché del problema abbiamo... Il problema è io, che ho degli elicotteri di sottofondo, perché vivo vicino alla residenza dell'ambasciatore americano, cioè il segretario della difesa, quindi non riesco a parlare senza questi elicotteri sullo sfondo. Però non la domanda. La più chiara argomentazione è questa: ma la Fundamental Rights Agency che ruolo può svolgere? Perché io ricordo che a un certo punto, quando ci occupammo del tema della criminalizzazione della solidarietà a livello europeo, una delle ipotesi era che la FRA potesse istituire una sorta di osservatorio europeo. Ora è chiaro che un osservatorio è quello che è, però ad esempio sappiamo che la FRA ha anche referenti nazionali, in Italia la Fondazione Brodolini, no? Che contribuisce di volta in volta alla stesura di rapporti di monitoraggio. Noi ci abbiamo lavorato quando c'era il monitoraggio sulle restrizioni dovute alle misure, diciamo, di contrasto al Covid. Avete già ragionato sulla possibilità che la Fundamental Rights Agency possa svolgere un ruolo accessorio di monitoraggio, a parte chiaramente la direttiva, che poi dovrebbe essere implementata attraverso la commissione competente? Penso che
Sia per me questa domanda. Sì, io posso solo... posso solo aggiungere un problema, nel senso monitorare che cosa, perché effettivamente non esiste una definizione condivisa, o meglio, una definizione che non sia semplicemente da osservatori, ma che sia legale, legislativa, in qualche modo normata. Non esiste in Italia... Appunto, in Italia magari c'è quella delle liti temerarie, però se è una cosa che non si può applicare. Quindi il problema del monitoraggio, giustamente lo denota Francesco Martone, è un problema. La coalizione CASE ci sta provando, però i dati, già incrociare solo i dati in Italia che arrivano dall'Istat, con quelli che arrivano dalle ONG che lavorano sul tema, con la Federazione Nazionale della Stampa, è un problema già solo per l'Italia, figuriamoci in Europa. Però vai pure Linda, che un'aggiunta è sempre importante. No, sono d'accordo che il problema del monitoraggio e la raccolta dei dati è importante. Infatti nella direttiva, tra le altre cose, appunto quello che noi proponiamo è che comunque la commissione su cui la commissione dovrebbe lavorare è un obbligo in capo agli stati di cercare di monitorare il fenomeno. Ora la FRA è un'agenzia, diciamo, sì, che come dici tu, Francesco, svolge effettivamente questo ruolo di ricerca, diciamo, di ricerca, analisi, monitoraggio, e potrebbe effettivamente essere chiamata a collaborare con le autorità nazionali per facilitare la raccolta dei dati e il monitoraggio del fenomeno. Questo non è ancora avvenuto, però quello che sta avvenendo, e lo so perché io in realtà sono freelance, quindi collaboro anche con la FRA per altre questioni, e una delle questioni è la tutela dello spazio e della società civile. E uscirà un rapporto della FRA a settembre, in cui la FRA ha raccolto, attraverso appunto i referenti nazionali, come dicevi tu, tutta una serie di dati rispetto al legal harassment, quindi al... diciamo così, la persecuzione, tra virgolette, anche a livello legale, giudiziario, della società civile, degli attivisti di diritti umani, in particolare l'agenzia si occupa di questo, che faranno emergere anche tutta una serie di dati rispetto al fatto che il fenomeno delle SLAP in espansione riguarda più stati nell'Unione. Quindi non ci saranno dati precisi nel rapporto, però il fenomeno sarà menzionato fortemente, con anche una raccomandazione alla Commissione di intervenire anche in questo rapporto della FRA. Quindi la FRA anche comincia a occuparsi di SLAPs, che è un argomento piuttosto nuovo anche per loro, però sì, credo che in prospettiva potrebbe avere un ruolo l'agenzia, sono d'accordo. Perfetto, quindi la diversità di approccio è qualcosa che sicuramente contribuisce alla conoscenza del tema, all'approfondimento e quindi anche eventualmente alla soluzione per tutti i soggetti, essenzialmente per la libertà di parola e libero esercizio senza incidere, come è stato detto, sul legittimo diritto alla difesa della propria reputazione. Perché molto spesso anche gli attivisti stessi o i giornalisti sono vittime cioè devono difendersi, quindi possono querelare, no? Cioè, Vasaturo, tanti sono i casi di giornalisti che querelano magari criminali che li diffamano sulla stampa o meno. La panoramica è stata molto dettagliata, molto ricca di spunti, potremmo anche parlarne per settimane. L'impegno che ci riproponiamo noi è quello di non lasciar perdere i fili che abbiamo annodato, e se non ci sono altre domande o interventi proporrei di chiudere questo nostro incontro di oggi. E ringraziare ovviamente tutti quelli che hanno dato il loro contributo, a partire appunto da Francesco Martone, il portavoce della Rete Nazionale in Difesa di, e poi Linda Ravo di Civil Liberties, e Giulio Vasaturo, avvocato della FNSI, gli avvocati Elena Biagioni del Centro di Antiviolenza e l'avvocato Nicola Canestrini. Lascerei la chiusura a Chiara Sigle, direttrice generale del Centro alla Cooperazione Internazionale, di cui appunto OBCT è unità operativa. Grazie Paola, io mi limito a ringraziare naturalmente voi che siete intervenuti e a ricordare che indubbiamente come centro e come dire
copromotore o diciamo soggetto ingaggiato nella rete in difesa di, sicuramente cercheremo di continuare a contribuire da un lato a sensibilizzare le organizzazioni non governative e chi si occupa di presidiare i diritti di tutti su queste questioni, e dall'altro credo mi piacerebbe tanto riuscissimo a tenere il contatto con Liberties e altri attori a livello europeo che ci possono aiutare ad identificare modi davvero per agganciare questo attore indispensabile che appunto è la magistratura, perché mi sembra un tassello che continua a mancare su tanti fronti e sicuramente, come ricordava Francesco, cercare di approfittare di questa finestra di opportunità che è la presenza dell'Italia nel Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, insomma, per cercare di concretizzare un po' e cercare di fare passi avanti concreti. Quindi vi ringrazio, ringrazio anche chi ci ha seguito e a risentirci dopo l'estate con nuove avventure, diciamo, su questo fronte. Grazie a tutti e buona serata. A presto. Grazie a voi. Arrivederci. Buona serata. Grazie mille, buon'estate. Grazie anche a voi. Ciao, arrivederci.